verso l'improprio. 10 giorni fa, in un incontro alla Camera, noi abbiamo presentato un documento che io, siccome sono un po' distratto stamattina, ho dimenticato, perché io le mando per mail. Franco, sono 50 milioni di euro e quindi capiamo. C'è questo problema, c'è anche un problema grande che è quello della discrezionalità della politica, che di volta in volta ha in nome dell'emergenzialità evidentemente il potere di decidere, di scegliere quali, in che modo, in che termini sia gli interventi siano, diciamo, e in che modo vadano date le risposte. Quel documento che lei leggerà, abbiamo analizzato tutte le alluvioni dall'ottobre del 2010 in poi, 19 eventi, ogni evento ha avuto una risposta diversa, ogni evento. Qui non c'è una rivendicazione del comitato povera Basilicata contro il resto del mondo, qui c'è un problema di trasparenza e di democrazia. Se in Toscana ci sono, come lei sa, in 13 mesi 3 alluvioni e ogni alluvione ha avuto una risposta diversa, la energia dei problemi, ma è la condizione necessaria, non sufficiente assolutamente, ma necessaria per far partire tutto il resto. Quindi noi smetteremo questo sciopero della fame solo quando avremo l'elemento di certezza che questa ordinanza l'abbiamo e che dentro l'ordinanza ci sia quella stessa, ripeto, che nonostante i ritardi della regione Basilicata, nonostante i ritardi che noi abbiamo, che noi diciamo, però è certo. Poi vorrò capire, abbiamo chiesto alla regione Basilicata di capire, capiamo che i politici devono fare le elezioni, ma i funzionari non capiamo bene, perché no? Però non è questo il punto, non è questo il punto. Adesso questa è la fotografia della realtà. Adesso noi, diciamo, il punto è ordinanza del 7-8 per mettere in moto il meccanismo. Lei lo sa perfettamente. Cosa significa? Fare le segnalazioni dei danni, perché erano fatte tutte le segnalazioni dei sindaci, hanno trovato i meccanismi, tutte quante, ed avere la verifica del controllo, diciamo la verifica che può disporre solo il commissario, l'accertamento, perché tu non hai un diritto, tu rivendichi un diritto, il diritto ti viene accertato quando hai un elemento terzo, che in questo caso è il commissario, che accerta che tu hai un diritto, poi vedremo in quale misura verrà soddisfatto. La volta scorsa, sul 2011, noi abbiamo dovuto scortare in alcune aziende i tecnici che sono andati a fare i sopralluoghi perché gli agricoltori li picchiavano, perché non capivano perché tu ti presenti 16 mesi dopo ad accertare il danno dell'alluvione. Cosa devo fare? Devo tenere il fango in casa per fartelo vedere 16 mesi dopo? Ma qual è la logica di una cosa di questo tipo?